Ciao. Adesso il pane tilt è in buono stato, ti volevo far vedere un po' a che punto sono arrivato. Allora, questa è l'applicazione. Questo qui è un posto dove si mette l'immagine. Questa qui è la sezione dove c'è la parte della connessione seriale. Qua c'è la parte del controllo del pane tilt. Qui c'è la parte del flusso video. E questo qui è il bottone di uscita. Il menu adesso non sta facendo niente. Boh, prima cosa posso far partire la cattura video. Questo qua è il pane tilt. Per cui se io muovo dal joystick del pane tilt si può vedere che la cosa funziona. E c'è anche abbastanza, un delay abbastanza basso. Qui io posso chiudere lo stream. Lo posso riaprire. E posso fare una cattura di uno screenshot con un bottone. Poi c'è la parte di seriale. Allora, con questo bottone io posso fare la discovery di tutte le porte seriali libere e popola questo combo box da cui posso scegliere. Qui mancherebbe una parte in cui cerca la firma della scheda e potrei fare un tasto solo che fa la ricerca e si connette direttamente alla porta giusta. Questo qui è un miglioramento che posso mettere. Ah, qui è connesso. Adesso questa parte carina è che quando è connesso ho collegato gli slider all'output del joystick, per cui se io muovo il joystick, gli slider si aggiornano a seconda di come muovo gli joystick in tempo reale. Poi questo qui è pensato per fare anche tracking e per fare un po' di roba video, per cui c'è anche la possibilità di controllare il pane tilt, per cui se io adesso mi metto in program mode, muovendo gli slider col mouse, posso muovere il pane tilt. Questo qui ad un certo punto ci sarà un modulo software che fa il riconoscimento di quello che serve, che potrebbe essere o palla rossa o faccia o quello che è, e controllo il pane tilt in questo modo qua. Poi se io ritorno in read mode, dopo un po' il pane tilt si accorge che non sta ricevendo comandi e ritorna lui in modalità di controllo joystick. E tornando in modalità di controllo joystick ritorna alla modalità precedente in cui può muovere gli slider. Poi io qui potrei connettere altre seriali, solo che chiaramente le altre seriali non sono collegate al pane tilt, quindi non fa niente, però non dà errore, cioè semplicemente non è la sua periferica, qui dovrei aggiungere la firma per potersi renderne conto. Posso disconnettere, posso chiudere lo stream, ma anche se lo rimango partito il programma fa la chiusura in maniera safe. E la parte com è gestita con un thread, con una coda e con dei semafori per fare la comunicazione in maniera sincrona e sicura. E il thread di comunicazione seriale viene sospeso se non ci sono delle porte aperte. E questa cosa per adesso funziona abbastanza bene. La comunicazione seriale probabilmente posso gestirla ancora un attimino meglio, ma cioè adesso funziona, quindi tutto il resto è solo miglioramenti. Boh, per adesso è tutto. Devo poi ancora aggiungere la parte di riconoscimento video, ma quella verrà. Questo qui adesso è praticamente l'esempio Hello World. Ciao!